La sala operativa della Protezione Civile Regionale Pugliese non chiuderà per mancanza di personale. I 22 dipendenti a tempo determinato, il cui contratto scadrà tra novembre e dicembre, potrebbero sopravvivere al taglio imposto dalla finanziaria nazionale che ha invalidato tutti i rapporti di lavoro stipulati dalla Regione Puglia negli ultimi 10 mesi della scorsa legislatura, per non aver rispettato il patto di stabilità. E questo potrebbe accadere grazie a una decisione che verrà presa nella prima seduta di settembre del Consiglio regionale pugliese. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiano Amati a margine della visita del vice capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Bernardo De Bernardinis, nella sede regionale che si trova nell'area dell'aeroporto di Bari. Un incontro che rappresenta il riconoscimento del valore della sede pugliese che tanto fa per il controllo della sicurezza infrastrutturale e ambientale di tutto il Mezzogiorno. Rassicurante De Bernardinis anche per quanto riguarda il consolidamento della frana di Montacuto, avviato in questi giorni in vista delle precipitazioni autunnali, che potrebbero riproporre i problemi avuti fino al mese scorso per strade e ferrovie che collegano Puglia e Campania. La Puglia in questi anni ha fatto un percorso straordinario, direi specialmente negli ultimi tempi. Abbiamo visto che ha imparato dal passato e diciamo, c'è stato questo affiancamento estremamente positivo da parte della Regione e del Dipartimento alle strutture anche regionali stesse. Alcune cose che mi ricordano tempi lontani, c'è il problema sostanzialmente della Galleria Pavoncelli, e questo è forse il segno più forte di una politica corretta, cioè nel senso che la pubblicità delle acque vuol dire anche un impegno delle amministrazioni, così come la legge Galli e la legge 183 avevano tracciato. Vuol dire un equilibrio, non vuol dire possesso, vuol dire condivisione. E credo che questo sia quello che oggi condividiamo tutti assieme.